Il concetto di variabilità nella dieta non è assolutamente un concetto scontato. Molte volte le persone sono convinte di mangiare bene mangiando insalate, pomodoro e la solita mela tutto l'anno, e non è così. Bisogna invece riscoprire le verdure stagionali, andare dai contadini che siano certificati. Ormai ci sono anche mille modalità di poter fare la spesa anche online. Noi sbagliamo nella scelta dei cibi perché non c'è molta cultura, è stata saltata qualche generazione. I pazienti sono sempre molto attenti ai farmaci che gli prescriviamo e leggono in maniera ossessiva il bugiardino, ma non leggono mai niente dietro l'etichetta bromatologica dei cibi. E questo non va bene. Bisogna imparare a leggere quello che uno mangia tutti i giorni. Molto importante utilizzare delle tecniche di coccinazione che vadano a ledere il meno possibile dei principi straordinari contenuti nei cibi, tipo le brassicacee, quindi tutta la famiglia delle crucifere, che hanno dei contenuti all'interno che sono veramente delle molecole che ci aiutano a prevenire le malattie, però non dobbiamo maltrattarle, dobbiamo conoscere e sapere come fare a ottenere il massimo dalla nostra dieta, che deve essere la dieta mediterranea, 3 porzioni di verdura e 2 porzioni di frutta tutti i giorni. Quello che stiamo capendo sempre di più dalle nuove ricerche è che l'intestino deve essere sano per dare un corpo sano. L'intestino è secondo cervello perché le interconnessioni cervello-intestino sono effettivamente sempre più evidenti, e se curiamo il nostro intestino, alla fine anche il nostro cervello ci porterà a mangiare bene. Se invece non curiamo il nostro intestino, avremo nel nostro cervello degli stimoli a un junk food invece che un healthy food. Ascoltare che cosa ci dice non solo la nostra parte di gratificazione, molte volte emozionale, ma emozionale sbagliata. Se uno ascolta l'intestino bene e capisce cos'è che ci fa bene, dopo un po' di tempo arriveranno dei messaggi positivi dal nostro intestino. Sì, al Jazz Woman I Am saremo presenti con Fondazione Molinette per la ricerca, per far vedere quello che abbiamo fatto, quello che possiamo ancora fare, e aiutare il pubblico a fare le giuste scelte per lo stile di vita più corretto per tutti. Aiuteremo quelle che sono le persone che si avvicinano a noi a dare un po' di chiarezza in un mondo dove le informazioni effettivamente sono tante. Le persone potranno eseguire eventualmente delle visite di controllo, potremo portarci dietro ovviamente sia bilancia che misure, che metro per misurare circonferenza vita, il plicometro per valutare lo stato nutrizionale in maniera molto grossolana, ma che può sensibilizzare il soggetto a capire vita. Questo è il messaggio che ci teniamo a fare passare. Si può mangiare bene, in maniera gradevole, piacevole, gustosa, ma sana.